Un salutissimo agli amici di Mitico Snack. Allora, ragazzi, sì, come potete vedere, nuovo pacco Amazon, nuovo unboxing. E tra l'altro questo è un unboxing che capita proprio di domenica, nella stessa giornata proprio in cui uscirà questo video unboxing. Quindi sì, domenica unboxing e pubblicazione dello stesso video. Quindi iniziamo subito dopo la sigla. Allora ragazzi, pacco Amazon. Allora, questo è un accessorio che volevo veramente da tanto, e anch'esso, come tutti gli altri accessori, stavo monitorando su Amazon. Allora, mi munisco del mio coltellino, vado ad aprire e voilà. Allora, intanto voglio ricordarvi che qui ci sta anche la seconda camera, sperando che non caschi tutto, che poi tra l'altro è lo stabilizzatore che sto utilizzando. Allora, via le cartacce, sì, voilà. E allora, questo è un accessorio, vi dico solo che fa delle cose anche in 4K, quindi sì, è una videocamera, non è una videocamera vera e propria, ma è una action cam. Eccola qui, ve la faccio vedere anche dalla seconda camera. Allora, è una action cam del Apeman ed è anche molto ricca di accessori, da quando ho visto su Amazon, e speriamo proprio che sia così. Allora, andiamo subito ad aprire questa confezione. Vediamo un attimino. Allora, vediamo un po' cosa ci sta. Sì, dice dopo valutaci su Amazon, va bene, ok. Il manuale delle istruzioni, ecco qua. Poi abbiamo anche, vediamo un attimo, sì, i ringraziamenti di acquisto come ogni venditore, tra l'altro. Mettiamoli subito a parte. Allora, innanzitutto andiamo subito a vedere quali sono gli accessori di questa action cam. La action cam ve la faccio vedere dopo. Allora, andiamo un attimino ad aprire. Ragazzi, se vedete un capovolante, perché tengo connesso il microfono al mio smartphone per la seconda inquadratura, quindi sto registrando l'audio da lui che poi andrà a sincronizzare con la camera principale. Allora, vediamo un attimino. Abbiamo dei supporti da sì, tre piedi per poter attaccare la nostra action cam, una pinzetta per poter attaccarla, beh, magari in qualche punto che a noi potrebbe interessare. Vediamo un po'. Sì, sono tutti quei piccoli accessori che servono proprio ad una action cam. Un accessorio, sì, ok. Sai, sono tutte quelle viti, quei qui ci sta l'accetto per poterla trasportare. Cavetto, beh, ricarica micro USB, ma vabbè, ve lo faccio stare. E la figata è questo qua, ragazzi. La figata è questo qua perché abbiamo anche un telecomandino remoto. Perché questa action cam sì, è dotata di telecomandino remoto sia per le videoriprese e sia per lo scatto. Magari, se riesco, in questo video vi porterò qualche videoripresa finale proprio da questa action cam. Allora, telecomandino, eccolo qua. Beh, tutti gli accessori sono qui. Vediamo un po' cos'è questo. Sì, ci stanno anche dei stringenti in plastica, ok. Ma quanti cavolo di accessori ha questa fotocamera? Beh, sono pieni. Mi sembra di stare al mercato. Ecco qua, qui cominciano ad arrivare i supporti veri e propri. Questo qua che, beh, sicuramente servirà molto più di tutti, perché questo qua è il classico accessorio da tre piedi. Eccolo qua, ve lo faccio anche vedere. Ok, mettiamo qua, mettiamo a parte. Beh, tutte le classiche viti, tutti quegli accessori che servono, vabbè, per il montaggio. E poi, tra l'altro, ragazzi, la cosa bella è che è dotata di due batterie. Quindi devo dire che se rimango a piedi con una batteria, ne abbiamo altre due. Quindi di videoriprese e scatti ce ne abbiamo. Poi abbiamo un altro. Ah, sì, qui abbiamo lo strappo per poterla attaccare magari a qualche altro tipo di supporto, magari a braccio, ok? E qui abbiamo il che è questo qua. Però mi manca qualcosina, non lo so.
Ah no, ok, ho trovato dove va questo. Allora, adesso viene il pezzo forte là. Là, andiamo a prenderla. Eccoci un cam, ragazzi. Eccola qui. Beh, spostiamo un attimo tutti gli accessori che qui succede un casino. La action cam. Beh, devo dire che tra l'altro è fantastica. Mettiamo un po' a parte la confezione. Allora, ragazzi, io la stavo monitorando su Amazon questa action cam. Costava attorno ai 50 euro. Poi che è successo? Allora, calcolando che oggi è domenica, l'ho vista ieri che costava attorno ai 35 euro, ho detto ok, acquistiamola e vediamo un po' se ne vale la pena. Allora, vediamo un attimino, sì, ricarica micro USB, HDMI esterna, micro SD interno, ok, pulsanti per il navigare nei menu, vediamo un attimino. Ma io direi di montare già subito una batteria, per vedere un po', sperando che non abbia la sfiga, non sia così sfigato da essere scarica. Allora, sì, allora intanto si è accesa, ve la faccio subito vedere. Ma fantastica. Allora, ragazzi, beh, qui vedo che bisogna muoversi attraverso questi pulsanti per la configurazione. Diamo l'ok. Ma sì, ragazzi, allora, video 4K a 30 frame per secondo, ve la faccio vedere da quest'altra parte, non so se riuscite a vedere nella camera, e devo dire che questa, beh, mi ha convinto, cioè al momento mi ha convinto. Ve la faccio vedere, ha anche il grandangolo attivo, non so se si riesce a vedere, però a me il grandangolo non è che mi piaccia più di tanto. Voglio cercare di disattivarlo, vediamo un po' se riuscirò mai a farlo. Ok, allora, perfetto, starei solo cercando di entrare. Ah, ecco qua, forse ho trovato. Vediamo un attimino. Allora, ragazzi, io sto navigando nei vari menu. Ok, adesso l'ho spenta. Riaccendiamola. Allora, questa l'ho presa perché mi serve per quanto riguarda la doppia inquadratura, proprio come sto facendo in questo momento da questa ripresa, ovvero dal mio smartphone. Allora, io però sto cercando di rimuovere questo grandangolo che a me sinceramente non è che piaccia più di tanto, però dai, devo dire che questa action cam al momento mi ha convinto, però beh, devo vedere. Devo un po' imparare ad utilizzarla. Sì, ok, ho acceso il wifi. Che okay. Ok, riuscirò mai a capirne le funzioni di questa action cam. Ok, allora, sì, dai, è fantastica. Eccola qui. Beh, adesso cercherò un po' di capirla e se riesco vi porto una piccola video ripresa proprio da questa action cam. Allora, carissimi amici di Medico Snake, sto registrando dalla Apeman Action Cam, Apeman, se non mi ricordo, e sto registrando questa clip finale come vi avevo detto durante il video unboxing. Allora, la cosa buona è che posso vedere tutto direttamente dallo smartphone. Ecco qua, come potete vedere, qui ho l'applicazione scaricata direttamente dal manuale rapido delle istruzioni, che sarebbe questo qua, ve lo faccio rivedere. Io in questo momento tengo la mia action cam, potete vederlo direttamente qui, la tengo montata sullo stabilizzatore proprio per vedere come va questa videocamera. Al momento sta registrando in 1080p a 60 frame per secondo. Questo perché in 4K non mi dà la possibilità di togliere la distorsione laterale, quindi ho scelto questa impostazione.
Io credo che manterrò proprio questa impostazione perché a me sì, 4K va bene, ci sta anche, però a me la distorsione laterale, miei cari amici di Mythical Snake, proprio non mi va. Quindi credo che terrò predefinita questa impostazione, ovvero la 1080p a 60 frame per secondo. O magari metterò la stessa modalità di videoripresa della mia fotocamera, la mia Canon, ma questo è da vedere, però devo un po' lavorarci. Allora, vi dico, noi siamo giunti alla fine di questo video, questa era la clip finale da questa action cam, infatti sto registrando anche senza microfono. Adesso voglio sapere la vostra qua in basso nei commenti, non solo per l'unboxing ma anche per questa parte finale della video ripresa. Voglio ricordarvi la mia Apeman 4K. Allora, se volete leggere alcune informazioni su di questa action cam di cui vi ho portato l'unboxing, perché non magari acquistarla, vi lascio il link qua in basso nella descrizione. E come già sapete, tutto quello che voglio dirvi è fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti, ditemi quello che volete, fatemi sapere sia per la videoripresa, sia per l'unboxing, per tutto il resto, insomma, ci facciamo una bella chiacchieratina. E vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, lasciate tutti i vostri pollicioni in su perché aiutano moltissimo il canale, vi raccomando, ci tengo veramente tantissimo. E già lo sapete. Partono le animazioni, ma sono partite già da un pezzo e sono le animazioni che vi ricordano di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivare la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividere questo video perché aiutano moltissimo il canale. E voglio ricordarvi che sono anche su Instagram, chiocciola MythicalSnake, quello ricorda anche l'animazione qua in basso. E noi ci vediamo domenica prossima qui con un nuovo video. Ciao! Intanto vi faccio vedere, prima di chiudere questo video, io come posso andare a bloccare direttamente dall'applicazione questa video ripresa. E adesso vi saluto. Ciao!